Innanzitutto, noi ci siamo già salutati, buongiorno, lo ripeto, e a chi è in streaming anche, insomma, lo saluto. Cosa posso dire parlando del mio lavoro? Che diciamo, inizialmente ho avuto un approccio che era molto legato, come tanti che fanno questa professione, all'immagine. Quindi da piccolo sono sempre stato così interessato alla fotografia in generale, poi ho avuto una formazione legata, oltre a degli studi letterari, insomma, ho fatto il centro sperimentale di cinematografia. Questo mi ha permesso di avvicinarmi a un'immagine un po' più, cioè un'immagine realmente dinamica, e quindi il cinema, ho sempre avuto questa passione molto forte dentro. All'epoca era difficile lavorare sulle immagini come uno può farlo adesso con i mezzi che abbiamo, perché c'era un processo legato proprio allo sviluppo, al trattamento, all'uso proprio del mezzo dell'epoca, che era la pellicola. Quindi chiedeva un laboratorio, chiedeva un'attesa, chiedeva una stampa, una posa. C'era un processo che adesso un po' via via nel tempo è andato anche così assottigliandosi. E io mi ricordo all'epoca, quando uscì il computer, uno dei primi computer, io leggevo, ero sempre un po' informato, ma avevo il mio computerino, sono passato attraverso un po' tutti i tipi di computer, da quelli più basici che uno poteva permettersi, tipo il Commodore 64, ZX Spectrum, andando via via più avanti, l'Amiga, quindi lavorando su tutti i software che la macchina permetteva. A suo tempo c'era già Cinema 4D, quindi un minimo di approccio all'epoca su Amiga, che era rivoluzionario come sistema operativo e come computer. E via via ho sempre investito molto sulla macchina. Perché? Perché mentre il cinema mi dava questo tempo intermedio dove il risultato dovevo un po' agognarlo, come dire, lentamente capivo che più la velocità del processore, più la velocità della macchina avanzava, più le possibilità diventavano immediate. Questa è stata una delle cose che mi ha coinvolto sempre di più nell'informatica in generale, come media per ottenere certi risultati, anche perché purtroppo la mia manualità nell'ottenere dei risultati creativi, perché poi questo motore esiste in noi che vogliamo fare un discorso di questo tipo, era sempre, non è mai stata così sviluppata. Mi piacerebbe poter disegnare bene, mi faccio dei disegni, insomma, che lascio a qualcuno. Però in generale devo dire che l'informatica, il computer e i software stessi sono diventati uno degli interessi più sviluppati dentro proprio il mio lavoro, perché conoscere bene il mezzo poi mi aiuta a trovare il giusto canale per riuscire ad esprimermi. Quindi, come dire, sono sempre alla ricerca, in continuo aggiornamento, per fare in modo che tutta questa tecnologia poi entri a servizio di un'idea e di un'ottimizzazione dell'idea. Questo ovviamente comporta dei grandi rischi, che a volte perdiamo un po' di vista il concetto principale, perché mi ricordo che all'epoca, quando non avevo questi mezzi, facevo molto una ricerca interiore, avevo poco, ma riuscivo a ottimizzarlo al massimo, perché c'era qualcosa che cercavo al di fuori come tipo di costruzione sul progetto, no? Che erano le varie forme che mettevo dentro, le riprese, un lavoro sulla luce particolare. Come dire, entrava una manualità che era significativa. Se io rivedo le mie prime cose fatte in 8 mm, se rivedo i miei primi video anche fatti in elettronica, a volte resto meravigliato positivamente rispetto a questo passato, anziché delle cose fatte adesso che, non dico che mi sembrano più facili, però è ovvio che questo processo di velocità, da una parte, ha aggiunto molto, dall'altra, in qualche modo, un po' ha tolto. Io, questo peso lo comincio a sentire oggi, che ho una maturità più, così, con una messa a fuoco maggiore rispetto anche al passato. Però questo per dire cosa? Che
Fondamentalmente sono uno che lavora con strumenti che a tutt'oggi sono legati alla tecnologia. Uso molto la tecnologia, uso un po' come dire, tenterei di far vedere uno dei lavori, magari faccio vedere una demo che passa attraverso un percorso vasto, vado in velocità, tento così metterla e parlo su questo perché è meglio. Sembra difficile riuscire a fare un discorso senza avere delle immagini a sostegno per me. Allora, eccoci qua. Ho sviluppato una tecnica che io chiamo Digital Visual Theater. Fermo un attimo. Digital Visual Theater, che cos'è? All'epoca, io sto parlando di circa 25 anni fa, più o meno, dove ovviamente l'idea del mapping era qualcosa di molto lontano, non si pensava, non c'erano i mezzi, non c'era la tecnologia per riuscire a dare questo rapporto di precisione con le immagini rispetto a un fondo possibile, a una scenografia anziché una facciata di un palazzo o altro. Però istintivamente ho sempre pensato al video come una materia che se non pensata per i monitor, per la televisione dell'epoca e oggi per i vari supporti, ma all'epoca mi piaceva comunque collocarla di precisione su un punto preciso. Io ho cominciato a lavorare a teatro molto giovane, ho fatto uno spettacolo. Il mio primo spettacolo teatrale in realtà era legato a un'opera di Shakespeare che pare insomma sia un po' innominabile, c'è un secondo nome che la rappresenta che è The Scottish Comedy, e in pratica avevo fatto uno spettacolo molto complesso a livello di immagini e a livello anche di suono, perché il suono era spazializzato in sala, c'erano effetti surround, i tuoni giravano con delle immagini ed era tutto molto preciso, tutti i video, e ho girato con degli attori che a suo tempo erano dei colleghi, però uno spettacolo che ebbe un successo significativo nel nostro piccolo, realmente. Questo poi mi ha portato avanti a collaborazioni un po' più evolute, come quella con Giorgio Barberio Cossetti, che ho seguito per anni, anziché vari altri autori. Però, diciamo, fondamentalmente questo Digital Visual Theater, che io ho classificato con questo termine, non è altro che un'idea di precisione, di immagine o di attore girato, pensato per stare in un certo punto della scena. Quindi non era una proiezione cinematografica o di un video qualsiasi dentro uno spazio, ma gli attori interagivano già all'epoca, parlavano con gli altri, si muovevano, c'era una rispondenza, c'era un equilibrio e nel tempo questo linguaggio che un po' istintivamente avevo messo su perché insomma, era come per me lo spazio diventava come quello di un grande schermo, proprio come in film, anche il palcoscenico stesso, dove tutto doveva interagire in un certo modo. Quindi erano dei veri attori, se uscivano, avevano un loro peso, entravano in rapporto all'attore principale in quel momento. Quindi dopo un po' c'era una specie di perdita e anche di diffusione delle cose, quindi il reale diventava il virtuale dopo un po' diventava un'unica materia, quindi ho sempre lavorato portando avanti un processo di questo tipo. È ovvio che l'immagine da qualche parte, insomma, deve essere sostenuta da un'estetica precisa, non è che io giro una persona come tutti poi e la colleghiamo nello spazio, però ho tentato sempre dentro questa logica di fare un grande lavoro sull'audio quando mi era possibile, che diventavo un po' l'autore di tutto, e anche, ti ripeto, dal punto di vista proprio della fotografia, delle dimensioni, dei movimenti, dell'interazione di tutto. E questo, diciamo, fortunatamente adesso, voglio dire, la cosa è meno legata a un principio di ricerca perché è una base dalla quale partire, no? All'epoca era un po'
una fase primordiale, quindi però mi sono rimasti dei principi, delle regole, tipo non sospendere mai un corpo, per me deve appoggiare i piedi a terra, tutto quello che è alto sta in alto, tutti gli ingressi e le uscite, non faccio dissolvenza, a meno che non sono delle figure un po' particolari, come è ovvio, banale, dei fantasmi o robe varie, no? Come le streghe che se lo possono permettere in quel caso l'apparizione, però in realtà tutti i personaggi avevano un realismo scenico che era quello legato realmente a un attore che può rappresentare la scena in quel momento, quindi rispondeva a tutte le leggi della fisica umana, anche il virtuale per dirne una. Andando avanti. Allora, questo io non sono stato cronologico, se no diventava un po' così meno interessante, però posso dire che questo è uno spettacolo fatto con Lucio Dalla, è Tosca Amore Disperato, ho lavorato sulle particelle, ovviamente si usavano dei software all'epoca anche un po' più sofisticati, questo è uno. L'immagine di lei è composta da queste linee, da questi punti che in realtà oggi con l'evoluzione dei vari plugin, delle situazioni, un po' è Plexus, un po' insomma sono dei plugin più comuni. Parlo del 2003, in realtà non è che è una distanza così, però nell'informatica se pensiamo che mese dopo mese cambia letteralmente qualcosa, è comunque una distanza significativa. Quindi devo dire che all'epoca queste immagini erano un po' particolari rispetto anche al panorama di quello che uno poteva vedere. Quindi queste sono riprese che non ho fatto io, questo l'ho preciso, sono riprese raccolte da colleghi o di amici che mi facevano questa documentazione un po' fatta anche male, perché voglio dire, non sempre c'erano dei mezzi interessanti a sostenermi, però come dire, c'è sempre un lavoro legato, come vedete, alla spazializzazione e alla collocazione delle immagini. E poi per le riprese posso dire che ho sempre lavorato con degli attori reali, quindi quando da storyboard tu decidi che c'era un'azione precisa sul movimento, la rotazione, come in quel caso di questi corpi che un po' fluttuavano, quindi doveva avere un'idea precisa dello spazio, un'idea precisa della superficie, ovviamente con grande accordo e così lavoro fatto con gli scenografi. In generale queste superfici vengono sempre scelte, testate, quindi come dire, una materia che devi controllare, non arrivo mai a fare una proiezione casuale su una superficie che trovo, mi piace un po' considerarlo a monte il risultato. Quindi questo è un lavoro fatto in Portogallo con Riccardo Paes, in questo caso si chiama Castro, un'opera particolare, molto forte così nella cultura portoghese. E diciamo questa scena è molto singolare perché è divertente un aneddoto di questa situazione qui. Corpicino, io chiamo in realtà in portoghese io le chiamo caracóis, che non sono altro che lumachine. Quindi c'era questa foresta, una foresta fatta da questo scenografo, un scenografo molto bravo, portoghese, Antonio, e in pratica abbiamo scelto la materia di questi alberi perché sono degli alberi giganteschi all'interno di questo impianto scenico. Questo è il Teatro Nacional San João di Porto e diciamo nella ripresa di quest'attore, dico questo perché è mapping in una maniera molto particolare, la ripresa di quest'attore è pensata come delle lumachine che spuntano in questa foresta e cominciano, io adesso ho messo un pezzetto per non tirarla molto a lungo, però cominciano a salire e a muoversi su questi alberi, su tutti gli alberi, ma la particolarità è che si sviluppano e camminano anche sui rami, cioè nelle superfici più piccole di questi alberi. Insomma, ci sono questi corpicini che respirano e si muovono un po'. E dopo un po' entra in scena lui e fa questo pezzo legato a una situazione così che lo rappresenta. Ed era impressionante, dopo un po', vederlo circondato da
un po' se stesso, in versione lumachina, che respirava in questa moltitudine di corpicini. Io vi sto parlando di anni fa. I layer erano così tanti che questo video, io quando l'ho pensato, ho dovuto mettere in rendering più di una settimana prima una sola macchina per ottenere un risultato finale di questo tipo, perché poi non è che i mezzi siano così speciali, poi all'epoca non ne parliamo proprio, però i mezzi sono sempre così evoluti da usare render farm o da usare quello che abbiamo oggi. Quindi dovevo pensarlo bene, metterlo in rendering, rischiando anche sul risultato. E qui mi ero un po' per prepararlo, ovviamente, mappandolo in tempo reale a teatro, ho dovuto fare un discorso ogni notte molto lungo, cioè da le 11 che le prove finivano normalmente lì a teatro, fino all'alba, quando riuscivo un po' a sostenermi, andavo avanti con la costruzione di queste lumachine punto per punto, asincrone su tutti gli alberi e su tutti i rami. Quindi è stato un lavoro particolare, ma il risultato ancora oggi sarà un fatto di personale, ma mi affascina. Eccolo qui. Lo stesso vale per gli altri, però qui non nascondo che è più semplice, lei è pensata e quindi collocata qui come l'ombra della sera, lei è solo. Vediamo un po'. Questo è un sistema invece molto più complesso di proiezioni, perché sono più videoproiettori su dei multischermi. Ed è un sistema composto da molte camerine, come vediamo ci sono dei punti nello spazio, che in realtà quelli che vediamo bianchi sono una serie di. Scusami? Non. Ah sì, scusami. Cioè sono delle microcamere che scendono, in quel caso lì, grazie al supporto di alcuni macchinisti, perché insomma, non potevamo avere dei motori comandati, robe varie, che oggi ovviamente faremo un po' così, che è più semplice. Però nella scena, al momento, scendono queste camerine, fanno tutto un discorso di video, ovviamente pre-registrato, e immagini in diretta che convivevano con questa, che si chiama un Hamlet Amage, è uno Shakespeare moderno in pratica. E quindi questo per dare l'idea di video live e di video composito che interagivano. E ovviamente tutto il live e tutta la parte girata, questi sono dei test di materiali quando scegliamo schermi e videoproiezioni. Queste sono tutte riprese reali, non c'è nulla di post-prodotto, quindi. Andando avanti, forse cammino un po' su questa. Allora, per capire adesso questo CIP70, fatto con Andrej Gingras, che era purtroppo, perché non c'è più sfortunatamente, perché era un mio grande, oltre che amico, un grande riferimento proprio. Creativo, era un artista meraviglioso. Con André Gingras abbiamo fatto vari spettacoli insieme. Io lui l'ho conosciuto da collaborazioni con Robert Wilson e siamo diventati così, ci siamo. E in pratica in questo spettacolo in particolare c'era fatto nel 2000 in Olanda, ma c'era un discorso di tridimensionalità rispetto allo spazio. C'era questo box bianco frontale, la proiezione avveniva quasi a ridosso degli spettatori, quindi gli spettatori erano quasi dentro e c'erano momenti dove visivamente diventava realmente affascinante, perché all'epoca questa visione era abbastanza insolita. Infatti, questo spettacolo ha vinto anche vari premi a New York, ha vinto il BESI Award, che insomma è un premio molto importante. Come vedete, questo tipo di immagine era realmente singolare, anche ottenere questo risultato con i mezzi dell'epoca è stato abbastanza complesso, come quello che vi dicevo prima. E
E ovviamente erano riprese del performer, fatte molto tempo prima, elaborate in Italia, fatto tutto pensato, rapportato in scala, con delle simulazioni che non erano così tanto 3D. Io oggi sono in grado di pensare una cosa, collocarla su diciamo una ricostruzione tridimensionale, vedere un po' il risultato e poi rispedirlo. Qui c'era qualcosa di legato alla manualità, alla costruzione di una scena, al fatto di fare un micro modellino, metterlo lì, capire un po' come impostarlo. Quindi è quel qualcosa che un po' si è perso. Io ho i materiali dell'elaborazione di questo spettacolo e per me sono un po' delle reliquie, sono delle cose che da una parte leggi la fatica per riuscire a far poi collimare un'idea con un certo risultato, dall'altra parte anche l'ingenuità di averla fatta in quel modo rispetto alle possibilità che abbiamo adesso. Quindi questo SEPI che poi è uno spettacolo meraviglioso, anche tematicamente, rispetto ovviamente a quello che raccontava. C'era un testo molto forte, lui era bravissimo, Manuel Ronda, questo performer originario di Genova, ma che vive adesso all'estero. Questa è un'altra, diciamo, situazione dove il mapping era perfettamente collocato, ma stiamo parlando del 2001, quindi in realtà non esisteva nemmeno il termine videomapping, però era fatto sulla facciata di questa villa, quindi un palazzo storico, ed era un'opera lirica. Tutti i cantanti, come vediamo in questo caso, erano girati e poi erano anche giù, adesso con lo schermo, così è la ripresa che veramente, come vedete, è fatta con le telecamere dell'epoca, quindi non leggono bene il video, è tutta sgranata. Però i cantanti erano sul palcoscenico, erano frontalmente a questa villa. E loro virtuali interagivano un po' con tutta la facciata, spuntavano su un balcone, venivano dalla finestra, comparivano giganti, scivolavano. Quindi c'era questa interazione che all'epoca meravigliava, anche perché era un po' questo il discorso di fare ricerca sulle immagini e fare qualcosa che un minimo potrebbe essere un po' più intrigante del fatto di fare, non so, una proiezione di un film o sul video, sul fondo di una scena. E questo è uno spettacolo fatto con Barberio Corsetti, che io ho amato molto e amo tuttora. Quindi uno spettacolo teatrale fatto con Gigi e Gianni Maroccolo, e in questo caso con Ivana Gatti al Palladium. Anche questo è un primo esperimento fatto su un DVD uscito con tutto il disco, per la prima volta con tutti i brani con un videoclip. I videoclip sono particolari, questo è un discorso di animazione dove io ho girato loro evidentemente slegati, perché in generale ho anche questa particolarità. Tutti gli attori che giro, le azioni sono un po' pensate a monte, sono studiate, devono essere di precisione e tra l'altro c'è un lavoro molto lungo che faccio sulle intenzioni con i performer. Loro non solo fisicamente devono rispondermi a una logica che un minimo è stata, cioè non un minimo, è stata proprio pensata, quindi fisicamente devono fare certe azioni rapportate un po' alla personalità, quindi c'è anche una collaborazione molto aperta al fatto di proporre certe cose anziché delle altre. Ma c'è un lavoro molto interessante che mi piace fare dal punto di vista proprio del lavoro che uno fa concettualmente con il performer, quindi ottenere un risultato in generale prima tendevo a stare solo con loro, semplicemente perché il fatto di avere degli spettatori, un audience o qualcuno che guarda, ha sempre un po' distolto da una messa a fuoco che può avvenire tra chi sta realmente tentando di ottenere un certo risultato, il performer, quindi qualsiasi forma di distrazione, un movimento, un occhio, magari può leggere un'approvazione o disapprovazione, c'è qualcosa che comunque non mi torna. Quindi avere questa libertà totale della ripresa, essere così in un'intimità, voglio dire, professionale, nulla d'altro,
Secondo me è stata una delle cose più importanti nel processo del mio lavoro, perché poi le immagini avevano una forza molto legata alla verità. Cioè, io sono convinto che quando una telecamera, quando una macchina da presa, una fotografia, insomma, memorizza un'immagine, l'immagine non si racconta solo per estetica. C'è qualcosa nell'intenzione che passa, e questo ovviamente ogni nostra intenzione è determinata da degli atteggiamenti del volto, da un atteggiamento fisico, da qualcosa che diventa un segno, quindi è un segno molto forte a livello proprio di espressione e così di immagine in senso globale. E se noi riusciamo a riprendere quell'intenzione lì, perché esattamente vogliamo appoggiare su questo, l'immagine diventa pura, non so dirti, non c'è una costruzione fatta da qualcosa un po' artefatto, tu devi interpretare un ruolo, tu devi per forza attenerti a qualcosa di non mi viene il termine, però come dire, ci si toglie tutte le maschere addosso e si diventa veri, e davanti a un'immagine così, quando l'immagine è forte, basta anche un primo piano, per me è veramente emozionante. C'è uno sguardo dalla scena di un primo piano enorme e questi occhi che ti guardano, perché poi c'è un metodo ovviamente di ripresa per fare in modo, che è quello che tutti conosciamo, che se un attore guarda in macchina, guarda negli occhi dello spettatore, l'audience stessa entra in rapporto in una maniera molto più empatica. E tutto ciò diventava emozionante. Quindi non erano semplicemente dei faccioni proiettati, messi lì per riempire uno spazio, ma era un'emozione che io cercavo con una precisione veramente millimetrica. Quindi, ma la particolarità, ripeto, scusatemi, io mi perdo in questo monologo, ripeto, come Molly Bloom in Ulysses, ma tento di girare sempre gli attori in una maniera distinta, anche se l'azione è fatta di gruppo, tipo sono 5, 6, 10 persone, io li giro una per volta e poi in post-produzione li metto dentro con le azioni che diventano un po' più pilotate da me. Ovviamente devono essere coordinate, no? Questo io lo do per scontato, però quello che si ricrea c'è un'atmosfera un po' più fuggente, evocativa, di curiosità, mi determina questa curiosità rispetto al fatto di girarli in contemporanea, dove l'azione diventa spudoratamente teatrale e nel video il linguaggio è meno significativo per quanto mi riguarda, perché qualcosa è fare una documentazione dal vero, quindi un documentario, una ripresa di una scena dove 10 attori fanno un'azione. E realmente uno documenta l'azione per quello che è. Ma quando si parla di un linguaggio un po' più creativo, di una ricerca un po' più sofisticata, a mio avviso, se c'è qualcosa di slegato nell'interazione fra le figure, nel momento della visione divento un po' più incuriosito da questa situazione. Quindi, come dire, per me è più evocativa, più poetica, diventa più inafferrabile. Ed è quello che un po' io cerco, perché se poi tutto quello che vedo è già acquisito, mi annoia. Quindi lascio sempre dei segni un po' aperti, lascio sempre delle cose, insomma, che diventano inafferrabili e quindi ti porta a delle fughe e segui un tuo percorso piuttosto che entrare in un percorso già determinato in un certo modo. Quindi questa è anche una delle prerogative del linguaggio che ho sviluppato nel tempo. In questo caso questa Adamo ed Eva, che sembrano interagire, ma dico sono girate diversamente. Questo è Gesualdo, Considered as a Murderer, ed è fatto in Olanda con Barberio Corsetti. Questo era un esperimento particolare dove in realtà, dal punto di vista visivo, come potete vedere, era un hangar gigantesco, era uno spazio meraviglioso, sembrava fuori dal mondo, con questo schermo che era un tunnel, come vediamo, sembrava veramente fantascienza. La particolarità è che dentro la scena dello spettacolo c'era qualcosa che
ovviamente ti portava a un certo risultato, era che, forse è meglio non dirlo, comunque c'era un'azione all'interno, poi nelle immagini è stata un po' inseguita, dove i protagonisti, che in un momento particolare, insomma, di quest'opera erano déshabillés, come dire, senza abiti, lui raggiungeva un certo risultato concreto in una maniera un po' così onanistica, e questo era documentato. Quindi, diciamo, c'era un'azione un po' estrema dentro questa rappresentazione video, e anche nella ripresa ho fatto un lavoro con lui molto singolare, e tutto ciò era messo su questo finale e diventava veramente emozionante. Quindi voglio dire, l'idea di avere anche questa rappresentazione, che può essere molto forte, perché vedere l'azione di un ragazzo che, insomma, si spinge a un confine, un po' al limite tra quello che può essere, e poi messa lì, e perderne questo senso che può essere, a mio avviso, insomma, non sono uno che mette in campo la volgarità, quindi non è mai stata un'intenzione, comunque c'era una fotografia precisa, era rispettato tutto, però realmente questa azione poi raggiungeva questo risultato. Quindi devo dire, messa in un'opera, messo lì, per me è stato rivoluzionario anche concettualmente il lavoro fatto con questo performer. Qui passiamo a un altro discorso che entra in campo, che non è semplicemente legato al lavoro che faccio come sui video, quindi il linguaggio dei video, la post-produzione, la tecnologia, l'installazione, la public art, quello che vogliamo noi, ma è anche un lavoro di regia degli spettacoli, di situazioni fatte nel passato. In questo caso lei è Margherita Hack, che tutti conosciamo, una persona magnifica che anche lei, insomma, ormai è così sopra di noi. Però devo dire che all'interno di questo lavoro io se sono sempre stato affascinato, questo in parallelo a tutto quello che è molto più vago nella vita quotidiana, quindi nel lavoro fatto in generale di ricerca artistica, se vuoi, anche quella più creativa, evanescente, legata al lavoro così, a qualcosa di molto scientifico. Cioè, come dire, sono un grande lettore di testi di psicologia, di scienza, biografie, oltre alla parte più così fantastica delle letture, no? C'è qualcosa di molto concreto che torna fra i miei interessi primari, perché poi mi piace sempre partire da un'idea di un realismo molto forte, da qualcosa di concreto, da situazioni molto così vere, per trovare una forma e portare a un livello di comunicazione un po' più poetico, come dire, renderle più aggregato, se posso usare un eufemismo, un termine un po' così francese. Però Margherita Hack, in questo caso, raccontava ovviamente lei tutto un discorso particolare fatto con questo spettacolo, che era Variazioni sul cielo, che parte da un suo testo, che poi in realtà è rientrato dentro, ma con un'elaborazione molto forte che abbiamo fatto. Ho fatto una trasposizione di tutti i pianeti e di tutto quello che lei diceva, tentando delle affinità con dei corpi, con dei performer, con delle situazioni anche visive che erano tarate su una base scientifica, quindi le formule rappresentavano quello che lei diceva in quel momento, il corpo rappresentava quel tipo di pianeta perché aveva questo tipo di influenza. Insomma, ho fatto tutto un discorso di immagine e anche poetico e di elaborazione dell'immagine, rapportata a qualcosa di molto scientifico. Questo per me è stato veramente un cortocircuito bellissimo a livello creativo, perché è una delle prime volte dove le due cose riusciva a farle convivere, e diventava quello che io vedevo. Ovviamente il segno era così reale che mi sembrava di vedere realmente quell'universo che raccontava Margherita Hack, però trasposto tutto ciò dentro il mio linguaggio, una cosa molto personale. Però le cose si fanno solo se c'è un motivo anche personale. Come dire, purtroppo siamo costretti a volte
delle alternative a questa logica, però normalmente se la nostra passione poi coincide, quello che si fa coincidere con il risultato finale, voglio dire, lì l'equilibrio un po' torna su tutto e questo è variazione sul cielo. Quindi diciamo che questi sono i pianeti che dicevo loro sono dei performer, bravissimo, lui Christophe è un performer francese di Strasburgo, ma l'ho girato in Olanda, dentro il Nederland, faceva parte del Nederland Dance Theater. Anche lui, in realtà in questo caso, non ho usato solo dei performer perché magari lavorando nella danza, lavorando in tutto ciò, loro si esprimono meglio, ma cerco anche delle persone che hanno questa sensibilità un po' affine, perché visivamente individuo in quella persona, la giusta persona per fare quella cosa lì. E non necessariamente deve essere un performer, deve avere una sensibilità in grado, un minimo, di seguirmi. In quel caso era il direttore tecnico di un'opera, così, in Francia, quindi una persona molto distante dall'essere, se vuoi, un performer, un danzatore, ma molto vicina ad essere un creativo, perché lui, proprio nella sua natura, nel suo modo di fare, nella sua vita, era una persona che aveva che ha attualmente, perché comunque siamo amici, che ha questa sensibilità bellissima, proprio ce l'ha dentro, e in questo caso era quel pianeta lì, per dirti, quindi questo poi usciamo da discorsi e così anche sempre lo stesso, variazioni sul cielo, che alla fine, insomma, c'era l'idea di questa Eva nel liquido amniotico, insomma, questa immagine dove quel cubo che abbiamo visto in realtà era l'unico pezzo di scenografia concreta, costato molto perché doveva gonfiarsi esattamente in 3 minuti e 46 secondi, quindi anche quello è calcolato, la velocità del compressore che gonfiava questo cubo che aveva una dimensione di tipo 6 metri per 6, quindi era gigantesco. E questo cubo all'inizio non lo vediamo, ma c'è un'idea che è un po' ispirata a questa Eva famosa del libro Diario di Eva, non mi viene il nome adesso, lo conosciamo tutti. Comunque l'idea che viene rubata questa luna, no? Che lei cerca, anzi quella luna si allontana di più, ma riesce a rubarla, è un po' questa Margherita Hack che lo porta dietro e alla fine ritrovano questa luna quando si gonfia tutto questo cubo e all'interno c'è questo liquido amniotico con una figura che abbiamo visto in un'altra performer che è anche lei sembra vivere nel cubo. Infatti se vediamo questa scena l'immagine era impressionante dal vero. Perché si gonfia il cubo, adesso con le dissolvenze ho accelerato un po', ma se vedete è perfettamente mappata e il video risponde a un realismo. Quindi lei sembrava realmente dentro questo cubo, fin quando questa esplosione molto delicata invade tutta la scena e va anche dietro gli spettatori. È l'unico punto dove in realtà tutto il video è giocato sull'ambiente frontale, quindi non esce dal palcoscenico, è molto circoscritto, ma io mi riservo sempre un punto che la possibilità esploda nello spazio. Questo per darti un senso di apertura totale anche rispetto alle immagini, al fatto che possano fluttuare, che siano incontenibili, che siano un po'. E questo io lo uso spesso come linguaggio, che costruisco tutta la parte dei miei lavori su una base frontale, quindi ho come dire una dimensione precisa dove avviene questo mapping, chiamiamolo così perché chiamarlo in un modo differente oggi non è. Però realmente c'è tutta questa costruzione frontale. Poi c'è un momento in cui esco e vado dietro gli spettatori. Come, devo dire che in questo spettacolo forse c'è un altro momento, un barcode, un codice a barre, che parte dal fondo sala, però gli spettatori non lo vedono. Cioè, lo vede solo quando gli arriva davanti, quindi in realtà non si rende conto che la proiezione parte già da dietro. Però il codice a barre parte da dietro gli spettatori, fa questa lama di luce nel teatro, raggiunge il palcoscenico, va su e
E poi determina la scena. Lì anche, ovviamente, c'è un discorso ontosimbolico sul significato codice a barre, il fatto che vada sul pubblico non è un'immagine casuale, ma non sto qui a metterla in. E lì diciamo che anche questa esplosione andava lì ed era realmente un effetto che alla fine ti lascia qualcosa che diventa forte. Uno, ho detto effetto, sì, certo, è un effetto, però a volte c'è bisogno anche di questo per aggiungere un layer maggiore a quello che si sta facendo. E devo dire che colgo l'occasione per parlare di questa ulteriore, questo stile, insomma, che uso abbastanza spesso, che ho fatto al Teatro Massimo di Palermo, credo. Quest'opera che era la Why You Men con la Cabba Ivasca, che è una cantante strepitosa, e in pratica con lei avevamo costruito quest'opera dove c'era una microcamera all'interno del telefono. Noi tutti conosciamo la Why You Men, sappiamo che è questa telefonata un po' così, una storia abbastanza insomma drammatica, e la costruzione video all'epoca era fatta da questa scena che aveva delle prospettive un po' particolari e poi sul finale si apriva tutta la scena, quindi come dire all'interno dello spazio, questa camera che era un po' così soffocante, sul finale, sul suo momento più eclatante all'interno dell'opera, si separava tutta la scenografia e diventava lei piccolina col letto, il telefono, il lenzuolo bianco. Era veramente un'immagine mentale strepitosa. Io avevo costruito una serie di video all'interno. Tra l'altro, devo dire che usavamo anche dei monitor LCD, i primi usciti in Italia. C'erano, io mi ricordo, dei Pioneer che costavano 42 milioni l'uno. C'è una roba, avevamo preso di questi LCD che hanno dei 40 pollici, mi sembra qualcuno un po' più piccolo per costi, erano veramente dei costi assurdi. Io mi sentivo veramente un po' in imbarazzo e mi sentivo anche fortunato a volte, perché sono stato un anticipatore anche sull'utilizzo di certe tecnologie e di come venivano collocate. Però usavamo questi monitor e usavamo un videoproiettore all'epoca, quello più insomma interessante dal punto di vista della potenza d'immagine, ovvero intendo dire Jansi Lumen, no? La potenza della lampada in proiezione. Quindi, allora, ed erano immagini molto complesse, c'erano molti video, c'era qualcosa che in realtà, sai, per un artista, per una persona che lavora su queste cose, a volte può sembrare che più cose metti, più appariscente diventa lo spettacolo, più dai dei segni, più tu hai fatto un lavoro eccezionale. Lì, di colpo, ho sentito che tutta quella materia poteva andare via, poteva scomparire tutto, perché sul finale, questa scenografia che esplodeva, si faceva entrare lì questi monitor che avevano quella portata, ti dico, di peso dal punto di vista di impegno proprio economico e situazione che avevano. Il videoproiettore e tutto il resto messo lì, la telecamera messa lì, un impianto così tecnologico, lo riduci a pochi secondi finali con un solo video, con quella situazione. Mi sono assunto questa grande responsabilità anche con Giorgio Barberio Cossetti, il quale è una persona meravigliosa, con il quale insomma ho potuto collaborare sempre in una maniera molto libera, nel senso dare dei suggerimenti, accogliere i suoi suggerimenti, cioè lavorare ai fini di ottenere un certo risultato, non lavorare sulla quantità oppure sulla spettacolarizzazione di qualcosa, non so dire. E quindi lui alla fine ha fatto: ok, Fabio, facciamo così. Quindi abbiamo fatto questo test e in realtà era devastante. Dopo tutto un tempo che sembrava fermo, perché poi si parla di un'opera molto breve, non si parla di un'opera che dura 2 ore, quindi è un'opera che normalmente viene affiancata da altre, così raggiunge un tempo in uno spettacolo. Quindi, scusatemi, ma cosa succede? Che viene questa scena, passa tutto, poi nel momento dell'esplosione entravano in gioco questi monitorini sospesi che tagliavano una scena con questa immagine di lei ripresa e la proiezione di lei dal punto di vista del telefono, quindi questo volto gigante dietro in questo nero, perché la proiezione era sul nero, quindi tutta bianca, un po' con un tono espressionista, sembrava un'immagine, quindi che cantava questa voce, questo filo dove lei tenta un minimo
di metterlo sul collo, quindi di così soffocare. Devo dire che era un'immagine storica, bellissima, tanto più che lo spettacolo poi ha vinto molti premi, questa scena in maniera significativa è stata un minimo evidenziata su varie situazioni, quindi come dire, alcune volte bisogna assumerlo questo rischio e tentare di capire quando c'è un sovraccarico di qualcosa, no? E dire no, in fondo c'è bisogno solo di questo. E a volte può sembrare che il lavoro, non so, non ti ripaga perché tu non hai dato la giusta quantità di video, ma non è una merce. In realtà, quando tu lavori con un autore, lavori per un risultato, non lavori per una quantità, oppure ti devi far sentire iperattivo. Cioè, se c'è bisogno, come in alcuni casi, dove io ero un video artista presente, ho lavorato in cartellone, ho fatto delle cose, messo lì, ho lavorato a dei video, ho prodotto dei video e poi ho deciso di comune accordo che non c'era bisogno per lo spettacolo. Quindi sono rimasto alla fine come spettatore in un spettacolo bellissimo, ma che non aveva più usato i video, ma di comune accordo, perché realmente capivi che era una materia in più. Però in maniera ridicola e tutto il resto, il mio compenso c'è stato come se li avessi messi. E questa, voglio dire, non è stata una mancanza. In certo modo l'ho sentito come un equilibrio, come un qualcosa che in realtà esiste, sai? Può capitare che tu fai un costume a un attore, poi di colpo cambi idea, cambia qualcosa, il costume viene comunque tenuto da parte e lui ha una. Cioè, può succedere, non è da. Se c'è una base, voglio dire, creativa, di qualità, una base profonda dietro un atteggiamento di questo tipo, equivale a metterli dei video. Quindi, come dire, metterli in uno spettacolo, tenere su dei video o toglierli perché non c'è bisogno, se lo spettacolo ha la stessa forza, voglio dire, è corretto come tipo di atteggiamento. Correndo, andando avanti, Dracula, questa è un'opera mastodontica con Alfredo Arias, e qui è ci sono degli aneddoti divertenti, ma non voglio dirli perché non sono così, mi avviso, didatticamente interessanti, sono cose di colore che magari in un momento di pausa posso. Però è stato interessante tutto il gioco fatto con loro, perché se pensiamo, non so, anche l'idea di questo pipistrello è questo vederlo un po' fatto con dei sensori, dove gli ho messo addosso questa immagine dei tracker ed è diventato quasi tecnologico, come se veniva generato da un qualcosa, perché tutta la materia a cui ho lavorato su questo Dracula ovviamente era un po' trasposta, non era un Dracula gotico, non era un Dracula, ma era qualcosa, era più moderno, ma nemmeno mi andava di farlo troppo moderno. Quindi ho cercato all'interno dei riferimenti, devo dire che è un lavoro fatto purtroppo, in questo caso in fretta, però con la mia identità corretta dentro. La fretta non ha evitato che mi sono assunto la responsabilità creativa di questo lavoro. Certo, era tutto funzionale a questo tipo di spettacolo, e quindi però vediamo un discorso sulla prospettiva. Questo, diciamo, se uno accende le luci, questa scenografia era molto semplice, era la ricostruzione di questo castello, fermo lì, messo lì realmente, sai. Dopo un po' di tempo, in uno spettacolo, vedere che tutto è fermo lì, mastodontico, saranno tipo 30 metri di sviluppo e lunghezza, dopo un'ora, dopo un po' di tempo, realmente se non si va dentro con delle immagini che il teatro ha modificato, ci sono dei movimenti scenici, ma in questo caso, insomma, era molto complesso, vista la mole della scena, il video ha aiutato molto, ha aiutato molto. Tra l'altro qui c'è, come vediamo da questa immagine, uno studio legato alla prospettiva, al fatto che tutto cambiava con queste modifiche continue rispetto anche alla coreografia. In questo caso ci si assume un grande pericolo, perché la coreografia in uno spettacolo del genere è fondamentale, cioè no, è fondamentale, è importante come tutto il resto, ma deve avere la sua pulizia, io devo coglierla perché è un lavoro preziosissimo che il coreografo fa con gli interpreti.
lì ovviamente se arriva un video così abbagliante può un attimo distoglierti, no? Quindi l'equilibrio è farlo arrivare in un punto preciso, dargli un tempo preciso e subito dopo ridare spazio alla scena. Questo fa parte ovviamente del linguaggio che tutti conosciamo, perché non ci si mette lì con dei video che poi distolgono da molto, no? Quindi si diventa abbastanza circoscritti. Però devo dire, questo gioco di prospettive era. Poi, tra l'altro, lo spettacolo visto all'Arena di Verona, visto di notte, con questa. Immaginate le teste di quanti spettatori ha l'arena piena con questa scenografia gigantesca, con queste immagini, era interessante. Io lì realmente mi piaceva, come dire. E poi abbiamo un punto particolare dentro la scena, sempre questo qui che viene adesso, dove c'è Mina, il personaggio dentro. Allora, vi faccio vedere. Io sto cogliendo un po' lo spunto da varie immagini per parlare di tecnica, di possibilità, di stili. Se poi questo vi annoia, questo vi porta fuori, ditemelo, eh. Cambierò genere, vi farò vedere fra poco tutt'altro, eh. Però per dirvi, questa immagine, io ho fatto un lavoro enorme con loro. Loro sono dei cantanti, insomma, contemporanei. Non so se definirli pop o come vogliamo, però ovviamente non sono abituati anche ad essere così déshabillé, usiamo questo termine. Quindi è stato fatto con loro un lavoro particolare a fine di raggiungere questo risultato qui. In questo caso l'idea era fare questa citazione di Antonello da Messina, era lavorare su questo. L'idea di Mina, di questa figura che era così velata, che uno avvertiva, vedevi questa silhouette rossa, poi in Dracula capiamo anche che significato può avere il rosso, insomma così, e poi la scena, vi assicuro che proiettata in questo nero, davanti a lui piccolino lì, era meravigliosa, era emozionante. Vedete lo sguardo di lei? È stato fatto un lavoro preciso nell'ottenerlo. Cioè lei, ovviamente, come artista, è sempre un tono molto più su a questo tipo di atteggiamento. Deve essere più brillante, deve essere più. Invece lì scende a qualcosa di molto più autentico di rapporto con il pubblico. Quindi il personaggio stesso assume quella veridicità che parlavo prima, che diventa più profonda, diventa inafferrabile. Questo è un Candide all'Opera di Roma, fatto con la fondazione Tutti i quadri e le opere, tutto il lavoro fatto di animazione, tutta animazione, in questo caso qualcosa è 3D, ma è 2D, animazione 2D, ovviamente, erano fatto d'accordo con quest'attore, la fondazione Larry Rivers, che è un po' ha collaborato alla produzione di quest'opera, che è questo artista americano. Ma quindi tutto il lavoro è stato fatto andando a scontornare dei particolari dentro le sue opere, animandoli, muovendoli, ogni blocco dello spettacolo. Insomma, tutto era giocato sui quadri di quest'artista, un po' rivisitati. Quindi è stato interessante anche questo, cioè approfondire un artista così tanto. E poi rivisitarlo, metterlo dentro un'opera dove ovviamente c'era questa confluenza di segni che sono musicali, cantante, scenografia, eccetera, eccetera. Entrava tutto ciò, devo dire che questo è stato anche uno step importante nel percorso del mio lavoro, perché normalmente tutto quello che si vede è sviluppato da me, da noi, se collaboro con un altro autore. Però non utilizziamo mai, veramente mai, materiale di repertorio o situazioni che non sono realmente legate a qualcosa che viene generato da zero proprio da noi.
Ultimamente mi sono misurato con delle opere, con qualcosa come il caso di Enron, di Leo Muscato, che è un altro spettacolo molto interessante, e lì c'era un repertorio necessario a raccontare quella storia lì, perché ovviamente doveva appoggiare la storia della Enron, che era questa multinazionale che ha fatto questo crack economico, insomma, una storia che tutti, se approfondiamo, possiamo così verificare, però realmente era un repertorio elaborato che non è molto vicino allo stile che portiamo avanti. Quindi, tornando avanti, vado in velocità. Erron, un mio Candide fatto in Francia, un'altra mia regia questa, sempre di Bernstein, perché devo dire che è una delle opere che mi piace di più. Però in automatico io devo piacere molto all'opera, perché l'ho fatta con degli autori in Italia, la regia non era mia, poi mi hanno proposto questa regia dalla Francia di farla, io ho colto l'occasione al volo perché adoro quest'opera. E quindi la peculiarità di tutto ciò è che mentre tutto il resto aveva scenografie molto complesse, mastodontiche, io ho svuotato tutto lo spazio, non c'era nulla. E diventava molto complesso dal punto di vista visivo, un secondo dopo si risvuotava tutto nel vuoto e la scena stessa era composta da fili che facevano questi layer di densità con delle micro proiezioni all'interno di questi cavetti che poi sono un po' anche nel mio stile, perché spesso nei miei spettacoli, diciamo, questa distanza empatica tra quello che è la visione degli spettatori e il fondo della scena, io lo sviluppo, fa parte sempre del DVT, attraverso dei microfili che possono avere uno spessore veramente piccolissimo, però danno un brillio in un certo punto dello spazio, nel vuoto, hai questa sensazione di volumetria, non so dirti, e questo a me è sufficiente a far capire che non c'è una proiezione di un film alle spalle loro, ma c'è qualcosa che vive matericamente con una densità dentro la scena, in una coordinata precisa dello spazio, che è in rapporto allo spettatore, ma non è immagine, è questa proiezione impalpabile che nemmeno riesci a identificare, perché se ti proietto su un filo di 1 mm messo nella scena a 3 metri dal bocascena, non è che ti ci possa proiettare una figura distinguibile, sarà qualcosa che comunque ha un'attinenza, ma ovviamente ha lo spessore di 1 mm, di pochi centimetri, sono queste lineine in uno spazio nero, però mi servono per darti il 3D, io lo definisco 3D, sì, il volume, cioè come dire, rendere tutto più concreto e meno legato al vuoto che il palcoscenico si porta davanti. E questo io, devo dire, ho fatto un lavoro molto interessante di ricerca personale, fatto proprio dello sviluppo della tridimensionalità dell'immagine, ma non solo attraverso dei software che possono essere quelli 3D come abbiamo nel caso più rappresentativo, perché è un bellissimo software Blender che tutti conosciamo, anziché, che ne so, Cinema 4D, Maya o quello che vogliamo noi. Però la cosa interessante che, insomma, ho un po' sondato e che tuttora mi intriga, è il fatto di lavorare con una tridimensionalità legata più all'immagine, a un'immagine volumetrica, che non è un solido tridimensionale, ma è una foto, per dirla in parole povere, per non usare una terminologia più sofisticata, è come se il 3D in realtà è tagliato a fette millimetriche, microscopiche, in decine e decine di layer. Quindi riaccostando questi layer nella profondità, io ottengo il volume dell'immagine, mi torna il 3D del solido.
Però se io lo taglio a fettine sottili, ogni layer di questo è un'immagine bellissima perché porta dietro e c'è proprio una ricerca, c'è un tipo di fotografia, c'è un tipo di costruzione, è legata un po' all'idea anche dei point cloud, per dirla in termini anche un po' più sofisticati, di questi punti nuvola che si muovono in questa volumetria e ricollegandoli ricostruiscono un solido. Questo è iperaffascinante perché esiste quell'immagine nello spazio, però in realtà non la visualizziamo, sembrano dei punti messi lì, ma se uno li collega tornano le figure. Quindi, come dire, a volte anche questa impercezione e la percezione, che questa alterazione, poter usare la fantasia nel mettere in gioco tutto ciò che a me affascina. Infatti, devo dire che anche l'idea del Pan Cloud è una cosa che rispetto alle mie costruzioni 3D uso abbastanza. Quindi l'immagine cosa faccio? Che poi non è altro che tirare fuori i vertici da un solido, perché se pensiamo che da un solido 3D uno esclude le facce, toglie come si dice, la linea che collega i due punti, non mi viene. Scusami. No, il vertice è il punto che unisce, la linea intermedia tra il punto e l'altro punto. Vabbè, insomma, l'edge, esatto. Allora, quindi, diciamo, se l'esclude e lascia solo i punti, la figura esiste nello spazio. E quando la riempiamo, torna la visione, però staccandoli torna a esistere. E se questi punti ruotano, possiamo vedere anche dei corpi che sembrano fatti di particelle, ma il sistema non è quello. Ed è molto affascinante. A volte prendo questi vertici perché stacco tutto il resto e li ricostruisco in maniera random con altre situazioni. Quindi ti torna la figura, ma ti torna un po'. Insomma, fa parte sempre dei discorsi di ricerca che uno mette in pratica. Ma tornando un po' sull'immagine così, sezionata per layer, e alla fine questa ricostruzione trovo affascinante che tutto ciò poi possa essere ripetuto nella scena teatrale. Ovviamente tutta questa ricerca nel tempo non è che io ho potuto un po' solidificarla, no? Renderla quasi palpabile, oppure riuscire a trasmetterla a qualcuno, a qualcosa, oppure a farla passare a un critico, perché l'ambiente nel quale io mi sono mosso in una maniera più frequente e anche in una maniera anche più, secondo me, che mi affascinava anche il rapporto con i collaboratori, quindi quello più significativo del mio percorso è l'ambiente teatrale. Ovviamente nel teatro non c'è molto spazio per avere una considerazione idonea delle immagini e di quello che sta succedendo nella scena. Uno può dire sono belle, sono brutte, un critico può valutare quanto l'immagine abbia un peso rispetto alla scena. Insomma, non si parla di una critica così attenta, esclusivamente legata a quelli che sono i processi poi di sviluppo creativi, di installazione, di movimento, di linguaggio di quello che si vede nelle immagini, perché è lo spettacolo che conta, no, globalmente. Ma dietro ogni spettacolo, la cosa che mi ha intrigato è fare tutta questa ricerca e mettere in atto delle situazioni che mi hanno portato a degli sviluppi. Insomma, ho dovuto un po' sempre cercarmi degli incentivi e anche rapportarlo un po' a quello che io sentivo, che era il motore che mi dava questa carica, no? Perché se poi diventa qualcosa che tu vai e fai e pianti lì e non ti guardi intorno, insomma, non rientra più nelle mie priorità fare un percorso di questo tipo. Io sono affascinato da qualcosa che è in continua evoluzione. Non mi piace l'idea di fermarsi, non mi piace il tempo che si ferma, non mi piace l'immagine messa lì per sempre. Cioè, io ho un ricordo anche di casa dei miei di alcune immagini messe nelle pareti, ferme lì appena penso alla stanza di mi rivedo quella fotografia. Cioè, sono dei segni che un po' mi intristiscono. È come se in realtà fermi le situazioni, fermi il tempo, ti ricolleghi. Capisci
Casa mia, mio fratello dice che è una casa studentesca, torno a ripeterlo con ironia, perché ho svuotato tutto. Io vivo in uno spazio di pareti bianche, quindi se tu vieni e vai via, non ti porti le mie immagini, non dico non quelle prodotte da me, ma nemmeno dei quadri, nemmeno delle foto che io possa aver appeso, ma non perché io non voglio che questo accada, perché semplicemente io stesso ho una stanchezza rispetto all'idea di vedermi sempre un'immagine messa in quell'angolo preciso che ti rappresenta come un bollo in un certo senso. Allora, anche questa situazione che diventa fuggente, questa inafferrabilità, questa cosa qui per me ha un fascino. E lo stesso dentro tutto il mio lavoro è fatto continuamente di qualcosa di impercettibile. È ovvio che le immagini sono quelle, i mezzi a disposizione sono quelli, le situazioni teatrali, materiali, cioè dopo un po' non entriamo in una loop perché chiaramente insomma ci sono delle variabili infinite, però alla base se il processo per ottenere dei risultati diventa elaborato, diventa complesso, diventa sofisticato, è un piacere perché nella ricerca continua che noi facciamo, è un arricchimento. Io devo comunque, come tutti noi, prendere di continuo da qualcosa. Se sedimentiamo, c'è un po', come dire, volgarmente, la muffa in agguato, in un certo senso, no? Che è un grande pericolo che ci sovrasta. Quindi anche questo essere costantemente aggiornati su attualmente sulla tecnologia, essere costantemente aggiornati sui materiali, perché poi lavorare su installazioni, lavorare sulla public art, lavorare a teatro oppure nei video stessi, ripeto, collocati per i vadimedia, che possono essere da un semplice tablet a un semplice telefono, allo schermo di computer, chiaramente presuppone una logica diversa, no? A livello anche di inquadrature, di montaggio, di dinamica, se tentiamo di tararlo il risultato è più performante. Però normalmente tutto ciò è. Scusatemi, sono un po' perso su questo. Stavo dicendo qualcosa che invece adesso ho un po' perso. Però avete capito insomma cosa voglio dire. Io adesso tento di correre su questa situazione qua un po' più veloce. Questo discorso è un altro mio spettacolo, si chiama Caput, Merlino, ispirato a. E poi questo Caput è una cosa particolare, esoterica, dentro la storia, quindi ha un suo significato, è un codice legato un po' alla storia, insomma. Ed è un'installazione particolare perché veniva fatta in questa grotta, lei era una parca, questa figura particolare, in mezzo a tutta frutta, vegetali che si ubriaca, insomma. Era un'installazione molto particolare. Qui è la mia collaborazione con un artista contemporaneo, con degli artisti, perché poi sono molti, però profondamente l'idea è nata tra me e Katia Labeck, che è questa pianista straordinaria, anche Mariella, sorella, e qui ci sono Vittoria Mullova, c'è Sollima, insomma ci sono una serie di autori, dietro l'idea di fare un discorso sui Beatles. E anche tutto lo spazio, come possiamo vedere, ha quest'idea di mapping, di precisione, tutte le immagini sono sviluppate, vediamo che entrano degli schermi, si muovono degli slider. Questo è esattamente come vediamo le bande che vi dicevo prima, queste strisce che sono lì, sono quelle che poi sono diventate sempre più significative dentro il mio spazio scenico. Quindi, come dire, poi sono anche legate a un'idea un po' di pendolo, Galileo, entra dentro un po' quella idea di scienza che vi dicevo, no? Sul fatto dell'equilibrio, sul fatto della gravità che mi piace molto, sul fatto che le cose diventano fuggenti, dell'interazione che se ci passi lo tocchi, oscilla, che questa idea. Allora, il materiale di queste bande, sinceramente, è un po', lo dico perché è divertentissimo, però lo devo dire, segreto. Cioè, è uno studio fatto su dei materiali di altissima tecnologia,
particolare, quindi sono delle bande veramente precise. Non uso tutto quello che capita che appendi, devo usare una materia lì. Costosissime. Cioè, sono delle bande precise. Non vi dico quanto può costare una fettuccia di queste, perché veramente è un po' così. E poi normalmente anche i teatri stesso, gli spazi dove andiamo a usarli, mi devono un attimo sottoscrivere una roba e che questo materiale loro non ne tengono conto, non deve bla bla bla. Insomma, ci sono dei materiali nei miei spettacoli che tendo a tenerli proprietari perché sono stati frutto di una ricerca un po' elaborata all'interno delle molte possibilità e un po' hanno rappresentato uno stile. Non è che io non voglio che tu li usi. Però diciamo che normalmente quando c'è un'abbondanza di un qualcosa si va a snaturare quel qualcosa, quindi io sto proteggendo, non riuscirò mai a farlo, però la sporadicità dei miei spettacoli un po' lo permette, sto proteggendo un po' lo stile. Però anche gli schermi, alcuni degli schermi che io uso, le superfici dei materiali, sono tutti materiali scelti, raccolti, visionati, testati con delle aziende, verificati, insomma, c'è un discorso molto attento e non sempre questo discorso lo metto in gioco con altri autori, uno perché magari non hanno la possibilità di spendere 5.000 euro su una fettuccia di 20 centimetri, non so spiegarti, perché non tutte le produzioni sono così. Io ho deciso di fare un investimento preciso, di tenere quelle robe lì perché è un po' è il mio mondo, no? Rispetto anche all'idea di questa collaborazione e di ricerca fatta con questa collega scenografa, con un altro mio collaboratore con il quale lavoro molto, che ho omesso di dire il nome, che è Luca Attili, tra l'altro pugliese, tra l'altro una persona per me molto importante dentro il processo produttivo e creativo del lavoro. Diciamo che un po' questa ricerca la facciamo di continuo, legata a parte software, dove io, oltre che un grande studioso e un ricercatore continuo di queste possibilità, ma non perché mi appoggio ai software, parliamoci chiaro, semplicemente per avere un controllo visivo di quello che mi succede intorno, perché l'ignoranza mi può permettere di fare, secondo me, degli errori che un tempo potevi fare. Oggi questi errori, se non vengono un po' così calcolati, rischi di diventare un po' sempliciotto, come dire, entusiasmarti davanti a un qualcosa, dove quando sembra di aver ottenuto un risultato strepitoso e poi capire che tutto il mondo usa quella cosa, non so, da mesi se non da anni, no? E quindi lì ti si apre un baratro sotto i piedi. Allora, fondamentalmente c'è da stare in guardia, nel senso che avere mille occhi, quindi come dire, facciamo questo lavoro, lavoriamo sulle immagini, ci muoviamo in maniera creativa, è il nostro mondo, aggiorniamoci. Quindi costantemente, oggi sai, lo puoi fare come dicevo io prima, anche dalla cima del Tibet, ti colleghi satellitare nel web e sei dovunque in contemporanea con tutti. Quindi lo puoi fare tranquillamente. Quindi avere tutti questi occhi grandi osservatori, no? Che ti permettono di capire le tendenze, le influenze, lo stile. È tutto quello che succede in qualsiasi campo, poi io sto parlando di immagine, ma è così nella musica, nella moda, nel design, nella grafica, cioè tutto, anche se vuoi nella ricerca proprio industriale di qualche tipo c'è questa qualità che avanza, no? Io lavorando con varie aziende, varie industrie, c'è una ricerca tecnologica continua, io lo vedo in questo caso anche, cito la Catalano che fa ceramica, che è una delle aziende per me che qualitativamente hanno un grado ultra sofisticato di produzione, di design e di tutto il resto, che hanno una ricerca continua sui materiali, su come poi vanno messe le vernici in un certo modo, su come arrotondare. Cioè, vuol dire, c'è uno studio che diventa veramente magnifico. È come dire la Apple quando si parlava del dentro e del fuori, no? Che la qualità non è solo quella che noi vediamo fuori, quindi legata al design, ai materiali esterni di un oggetto, ma diventa anche quello che tu non vedi che è contenuto dentro, che globalmente è una specie di risposta in frequenza che si ricapitalizza poi esternamente rispetto all'oggetto. Quindi diciamo che questo crea anche una situazione che è un grande valore aggiunto.
aggiunto, scusatemi. Questo ovviamente lo vediamo da alcune macchine, perché se apriamo un computer, un tempo le schede erano un po' messe in una maniera funzionale, notavi che c'erano delle superfici, dei valori dei materiali che erano un po' più approssimativi, ma tutto ciò perché? Non semplicemente solo perché uno, perché non c'era un'attenzione, non c'era cura per questo. Adesso anche quello che tu non vedi si riflette su quello che vedi, in un certo modo, come dire, c'è un'impostazione mentale. E questo vale anche in realtà per tutto quello che creativamente andiamo a fare, per le installazioni, vale per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, vale per il lavoro raccolto in generale. Tento di andare avanti, così in pratica andiamo in corsa. Questo è un altro spettacolo. Questa è la Wayuman, quello che io vi dicevo prima. Questo era il punto finale quando l'esplosione in realtà era già stata aperta. Vedete i monitor che stanno scivolando sospesi? Ma questa era una prova, ripresa, non era ovviamente la prima quando tutto è ottimizzato, la telecamera stava, vedete, era fronte al palcoscenico letto, non è nemmeno una situazione ideale per filmarlo, perché è una documentazione. Però l'immagine che vediamo era di 20 metri, era una cosa spaventosa. Vista da lontano, vi assicuro che su musica è tutto. Questo è un matematico impertinente. Io ho fatto questo spettacolo con Odifreddi, il matematico, sempre tornando al discorso degli interessi, lo stile, non sono qui a ripetermi. E tutto quello che io ho fatto prima sul concetto di spazio, di pianeti, qui l'ho trasposto sulla matematica. Quindi tutti i suoi, guardate, lei era una performer tibetana, Céline, molto particolare. Questi non sono quei materiali, purtroppo, perché sarebbe stato troppo costoso. E infatti si vede che c'è una risposta differente. I miei pendoli, che in questo caso non hanno quel materiale, ripeto. Questa è una scena molto particolare, perché quella superficie lì, io sono stato mesi prima dello spettacolo a cercare una superficie dove questa scena poteva avvenire, perché un discorso di Chuang Tzu sulla farfalla è una cosa molto carina, con una filosofia tutta singolare sulla scena, cade in un punto preciso, lei è nuda lì dietro, ma io non volevo si vedesse. E la superficie allo studio per fare questa proiezione era una cosa molto complessa, perché diventava uno schermo, non riuscivo a tenere la superficie di proiezione con quello che io realmente avevo in testa. Ho provato tutti i materiali, ho provato i fili, ho provato schermi trasparenti, niente, non c'era superficie. Alla fine mi sono attenuto a una roba, come dire, per tentare di ottenere quel risultato, una maniera intermedia messa lì così. Stavamo a Genova in prova, tutto lì messo a posto, avevo quella superficie messa, lei stava lì dietro, ma non mi passava la giusta risposta visiva, cioè secondo me quella superficie era un diaframma un po' più avanzato rispetto a quello che io cercavo di lei dietro e di visione d'immagine, no? Di insieme, quindi la proiezione e lei che conviveva. Passando nella parte tecnica dietro, stavano per montare delle robe. Avevano tolto dei cellophane dall'imballaggio di questa cosa ed erano dei cellophane che io non avevo mai visto in vita mia, perché erano la cosa più sottile che io abbia mai toccato con mano. Quasi tu li prendevi, avevano una liquidità. Erano, non so che materiale era. Di colpo ho detto: devo testarli. Mi sono portati, l'ho fatto tenere da Luca un attimo. Ho detto: questi sono i materiali. Ditta, robe varie, tutto quell'imballaggio lì è diventato un supporto di questo spettacolo, perché questa materia che tu appendevi, se non c'era un filo di vento, se lo spettacolo, il palcoscenico, a teatro non c'era un filo d'aria,
comunque aveva un'anima. Cioè questa materia oscillava e lentamente tentava di alzarsi a metà da sola e poi scendeva, cioè sentiva delle correnti invisibili dello spazio. Gli dava un senso, ti assicuro, portentoso. E poi sono successe cose assurde perché, tipo, mi viene da ridere, a Rimini, che poi l'unica serata, perché lo spettacolo poi è stato documentato su un DVD. Ma tutto fatto in un'unica serata, io purtroppo non ho mai, a parte dei mezzi che riesco ad avere, perché le produzioni a volte sono importanti, però di mio sono sempre un po' così tenuto stretto, no? Quindi non riesco ad avere una documentazione che mi sostiene così importante. Allora, l'unica serata su DVD, una serata unica di filato, quindi tutti gli errori devono finire commercializzati in un certo senso, senza avere la possibilità di avere molte camere o due serate per fare un secondo taglio, così. Ma quella sera a Rimini, divertente, perché questo telo sembrava tutto fermo e mobile a teatro, ma automaticamente si alzava tutto e gli scopriva dal pube, con tutto, insomma, la parte più intima, esposta benissimo, e si teneva a quell'altezza lì. Cioè andava dal pube al seno, mentre lei dietro faceva questi movimenti e diventava quasi una cubista, che era, non dico una cubista, adesso sto scherzando, ma era tutto il contrario di quello che uno voleva ottenere. Ed è stata una cosa dove la natura stessa, la fisica, lo spazio, insomma, hanno dato un contributo che è diventato realmente incalcolabile. Allora lì, per evitare quel problema, successivamente ho detto: sentite, se succede non mi piace che il pubblico prenda davanti a questa scena tutto un aspetto più intimo che in realtà non ho mai voluto e non metterei in evidenza in questo modo. Quindi ho messo dei piccoli pallini che la fanno alzare lo stesso perché sono microscopici da una parte, però mi tengono in una zona di sicurezza, ma non perché mi dispiace che si veda il corpo nudo da lì in su. Semplicemente perché queste cose narrativamente raccontano qualcosa e quella situazione lì non era, voglio dire, sincronizzata con quello che volevo dire, perché se mi vedo una che sta lì con questo, diaframma e si muove in una maniera così poetica, ha un senso. Se mi vedo il corpo che fa questi movimenti ed è esposto, libero, ha un altro senso in quel caso. Però è lei. E qui è il discorso sempre dell'espansione del video, quello che vi dicevo. Come vedete, adesso è proiettato solo su quella superficie e fra poco guardate che succede. Comincia a salire e invade tutto il teatro. È il momento mio che vi dicevo prima di apertura. Adesso non vediamo dietro. Però questi wireframe escono dallo spazio ed è l'unico momento in cui avviene. Quindi questo è un discorso molto bello fatto sulla camera di Holmes, che sarebbe questa, la camera prospettica particolare, che sembra lui soffocato piccolo, sembra in questa stanza, però c'è un discorso molto singolare di ripresa e di situazione, perché è anche questo video qua, che in realtà sembra pura estetica, ma è un discorso allucinogeno o allucinante dal punto di vista visivo, perché queste linee che vanno a una frequenza precisa e quei pallini che oscillano non sono altro che uno studio di una regola sulla percezione a livello di come dire. Cioè, il risultato pratico qual è? Che tutti gli spettatori che erano in platea avevano la sensazione di sollevarsi, cioè di staccarti realmente, ti sentivi staccato dalla sedia e fluttuare verso l'alto. E gli spettatori che erano su nella visione avevano la sensazione di sprofondare e andare giù. Quindi avevo creato un livello di incontro rispetto a queste due sensazioni, che era una media centrale, che era proprio sul finale dove io le volevo portare. Su questo monologo di Rifreddi, che era quello più bello dello spettacolo, perché questa era una sintesi anche rispetto a tutta la logica messa in scena, insomma, era una chiusura apposta. Però visivamente c'erano queste sedie, che erano un po' uno sponsor della Cartel, con lei messa lì con questa voce off, quindi Rifreddi non era più scena, e c'era questa visione continuata su questo testo.
E con questa immagine ipnotica vi assicuro che se io questo video lo riproietto con quelle dimensioni perché era tarato, messo lì questa sensazione torna ed era verificata in base a uno studio sulla percezione, cioè non era un gioco fatto d'estetica per muovere delle linee nello spazio. Quindi è come dire, questa sensazione di perdita, di equilibrio, questa era proprio ricercata attraverso questa. Qui ovviamente non ti viene perché ti devi trovare immerso e questo sbandamento visivo torna in questo modo. Cioè questi movimenti, vedete la traiettoria, il pulsare di quella frequenza, perché è una frequenza video. Io ho lavorato molto, questo lavoro non lo puoi fare tanto sul digitale, però nell'analogico. Da ragazzetto nelle mie ricerche, infatti ho fatto dei video che ho un giorno poi tento anche magari di metterle nella mia pagina in rete, ma dovrei digitalizzare tutto, sono ore di materiali, perché tutte le cose fatte più giovane, quando nemmeno il computer, insomma, ti permetteva di interagire con le immagini come normalmente si fa, ma non nel grado evoluto, nel grado primordiale di allora. Perché tipo, i computer non avevano uscita video, non potevi nemmeno registrarle, no? Io lì facevo tutto un discorso ovviamente legato alla parte analogica del mio lavoro, quindi ottenevo delle distorsioni delle frequenze collegando con la massa dei cavi, la corrente, le robe, riprendendo lo schermo televisivo ti dava questa, l'effetto di non mirror, come si dice, non mi viene al termine. Comunque c'era un eco nell'immagine che se riuscivi a calibrare diventava anche quello un pennello, tu potevi usare quel tipo di risposta di moltiplicazione in una maniera che diventava un alfabeto, no? Quindi la costruzione facendo toccare dei cavi, alterando il segnale, avevo dei processori, sembravo un alchimista sulle immagini dell'epoca, mi prendeva i miei amici per folle perché mettevo questi incroci di segnali. E determinavo anche delle alterazioni delle frequenze, qualcosa e tutto diventava incontrollabile, però ottenevo delle frequenze particolari. Infatti, ho fatto un video che si chiama Atomsfera, che non ho portato perché è in analogico, ma la particolarità di questo video è che ho lavorato. Voi sapete che l'immagine è composta da un campo A e un campo B. Per dirla in maniera povera, no? Ed è interlacciata. Adesso c'è il progressive, quello che volete voi, però normalmente è un battimento tra due immagini complementari, cioè la superficie non è altro che la composizione di un'immagine che ha, diciamo, uno spazio dove l'altra immagine arriva, a complemento, no? Quindi determina un battimento questa specie di. Questa cosa io l'avevo un po' messa allo studio con un criterio e ho voluto tentare di generare una terza immagine interna, cioè che viveva tra queste due frequenze. Quindi lì era un discorso di lavorare sulla frequenza, cioè volevo fare un video che io lavorando sulla frequenza riuscivo a ottenere un risultato e mi sono chiesto. Adesso che anche i televisori e le situazioni cominciano a variare di frequenza, magari riesco a fare un video dinamico che cambia da televisore a televisore. In uno vedi un'immagine, in uno vedi un'altra immagine, e va l'idea di lavorare su questa specie di embrione, no? Che potesse avere una vita autonoma. Allora io te lo do a te, lo metti su un 100 Hz e vedi una roba, lo do a lui, usa un 200 Hz e vedi un'altra roba. Mi divertiva. Fa parte un po' del discorso poi di ricerca. E questa atmosfera è così. In realtà c'è un'elica, no, c'è una base che sembra un po' la costruzione di qualcosa radioattivo, ma è solo una parte, che realmente gira con una frequenza incredibile intorno, però determina un'immagine unica. C'è un'altra base che invece gli va. E determina l'impianto poi principale dell'immagine e dentro tutto ciò, quando la frequenza raggiunge quel punto lì su alcuni televisori, si genera il video, il vero video,
che è determinato da questo movimento rotatorio e da questo battimento in velocità che aumenta e ti crea dentro questo atomino che si sviluppa delle forme, si muove e si espande, che è una cosa bellissima. Quindi apparentemente il video principale non tanto riesci a vederlo perché è così forte visivamente, infatti non devi avere problemi di come si dice quando tu hai... Insomma, è un video che lavora sulle frequenze, è molto ipnotico, quindi non tutti possono sopportarlo, però quando si genera questo embrioncino e si sviluppa, è quello il video, cioè diventa veramente particolare. E questo, insomma, poi se è il caso riesco a metterlo su, non so come sarà restituito, perché l'ho fatto in BVU, all'epoca c'era questo sistema che era una roba esoterica. Sempre danza. Questo è un lavoro molto interessante fatto con Giorgio Armani e Robert Wilson, GA Story su tutta la vita di Armani, fatta alla Leopolda. Erano molti ambienti interattivi, un lavoro bellissimo, durato poco ma meraviglioso. Su Armani. Questo è uno di quelli, per me, più interessante, tutto il lavoro fatto su ombre, kafkiano dal punto di vista visivo, però su un testo di Barberio Corsetti strepitoso, strepitoso, che poi non è andato molto in giro perché purtroppo alcune cose si perdono per strada. Queste erano le nonnine, io le chiamo così, perché c'era un tapirulan che portava tutti gli attori e poi venivano tutti loro replicati su queste ombre che si sommavano e camminavano e diventavano un circuito infinito. E anche questo, stiamo parlando dell'88, 80, insomma, non mi ricordo, non lo so. Adesso voglio vederlo perché non mi va di citare una data. 98, scusatemi. Insomma, era abbastanza interessante. Medea fatto alla Fenice, un'altra opera che era estremamente complessa dal punto di vista visivo. Aveva più schermi dentro il palcoscenico e aveva anche degli schermi davanti, dietro la platea del pubblico. Era spaziale, era veramente meraviglioso, perché ti trovavi dentro un impianto tecnologico ultra sofisticato, una cosa meravigliosa. Venivano replicati cantanti, direttore d'orchestra, dovunque, sembrava... Non lo so, a chi piace la tecnologia ovviamente, però ha vinto molti premi, lo spettacolo, insomma, ha avuto un suo grande esito. Questo è Zoo, concerto per peli e respiro. Dopo di questo magari facciamo una pausa che apriamo tutto un altro discorso. Questo è del 90, non lo so, voglio vedere perché in pratica questo è un discorso molto particolare. 98-99 anche questo, anche se l'ho sviluppato un po' prima, questo è, diciamo, è Porto Alfandega, ma in realtà l'avevo fatto in Italia 2 anni, un anno o 2 anni prima, se la data può avere una sua, può avere un significato, perché in rapporto alla tecnologia, all'avanzamento, alla sperimentazione, a mio avviso ce l'ha rispetto al fatto di proporre certe cose. Il discorso fatto con loro era un discorso pressoché unico, che io ho approfondito e poi ho un po' fermato lì nel tempo, in attesa magari che ci sia qualcosa che mi porti un po' oltre quell'approfondimento fatto con tutti loro qui. La cosa interessante di Zoo, che era realmente uno zoo, ovviamente uno zoo, dentro questo zoo io avevo messo tutto quello che era un po' la mia visionarietà rispetto all'idea del corpo, rispetto all'idea della poesia che può venire dalla persona, dal fatto che fisicamente un performer è sul posto, io mi confronto con questo performer nella maniera più pulita del mondo, nel senso tutti i performer erano nudi, ma non questo per andare verso un'idea dell'erotismo o andare verso un'idea volgare dell'utilizzo di tutto ciò, ma l'idea di avere qualcosa di puro, di etereo, di angelico, non so spiegarti.
Dentro tutto ciò c'era un discorso poi lentamente di sviluppo e portarlo ai limiti di qualcosa che poteva toccare un po' un gioco sottilmente erotico, ma non erotismo, non so dirti. Cioè, è come dire quasi portarlo verso un limite, ma tenerlo sempre sulla poesia, tenere come dire che il corpo può portarti a certi livelli, può generarti certe cose, ma possono essere anche, se uno riesce a trattarle bene, con attenzione, con forma, con pulizia, possono diventare poetiche, può avere una pulizia bellissima, una sua purezza, non so spiegare. E la cosa interessante, ho sempre avuto, ripeto, questo rapporto con la tecnologia molto forte, ho voluto impiantarlo su tutti loro, ovvero tutti i performer erano cablati, avevano questo cavo che gli passava addosso, delle cose precise, e ognuno lei, tipo, si chiama Lente di Cristallo, ed era questa performer spagnola molto brava, una microcamera, che all'epoca non erano così diffuse, oggi veramente devi parartene da questi oggetti, ripeto, all'epoca l'ho dovuta ordinare in bla 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 bla, e non era così micro, cioè era un oggetto di queste dimensioni. Però era attaccato alla mano e se tu entravi nel suo ambiente, in realtà lei era praticamente immobile. Se tu eri a distanza, era immobile perché non esisteva il rapporto. Ma se tu, noi tentavamo, io dicevo, le maschere anche dei musei, perché sono state fatte Alfandega, un museo importantissimo, meraviglioso, a Porto, il Palazzo d'Esposizione, la Biennale di Venezia, 11 padiglioni, il padiglione Italia, fatto zoo, avevo limitato l'ingresso ogni volta a 30 spettatori, ovviamente il numero era molto considerevole, io facevo entrare massimo 60, a volte 70, per 20 minuti ognuno, erano vari blocchi e poi finiva lì. Ma la cosa particolare è che tutti i spettatori, una volta che entravano, si fermavano all'ingresso e la guardavano a distanza. Quindi si cercava un po' di... Scusatemi, questo era... devo staccare qui se non mi disturbano di nuovo, avevo dimenticato di metterlo in muto. Vabbè, ecco qui, silenziato. In pratica gli spettatori temevano un po' questa cosa, quindi restavano un po' a margine di tutto. E invece, come dire, uno tentava di farli entrare. Quando entravano e andavano quasi vicino, in questo ambiente che era illuminato di questo chiarore, in questo caso su di lei, un po' elettrico, nel momento che cominciavi a avvicinarti, lei partiva dal tuo sguardo, quindi, come dire, cominciava un'interazione, in quel momento partiva zoo, perché partiva un rapporto. Quindi, in questo caso, lei, con questa camerina cominciava sempre ad andare sull'occhio e vedevi che le pareti diventavano tutti occhi che ti guardavano, lentamente scendeva sulle labbra, cioè in pratica cominciavi a entrare nel corpo di lei e lei lentamente scendeva nel corpo tranquillamente, quindi c'erano queste proiezioni a 360 gradi nello spazio con lei al centro e tu che interagivi semplicemente avvicinandoti e guardandola. E capivi che tutto quello che lei stava facendo, lei ti si stava concedendo in un certo senso, no? Una forma ovviamente poetica, una forma molto astratta, no? Però ti stava portando dentro in qualche modo. E questo era emozionante, per me era emozionante. Io ho visto artisti, ho visto persone che hanno avuto, come dire, un tempo molto lungo solo con una delle situazioni all'interno, non hanno avuto modo di vedere le altre perché erano coinvolte da tutto ciò. Quindi avevo anche una rispondenza concreta. Lei, tipo, era Lente di Cristallo, c'era Respiro, che era questo ragazzo per terra con le stesse situazioni, aveva una particolarità che la scelta, insomma, dei performer, in particolar modo i maschietti, dovevano avere tutti i muscoli tesi, tutti proprio. Quindi in realtà era anche strano questo tipo di vedere un uomo nudo, no? Perché normalmente tu vedi un uomo nudo e lo vedi un po' così. Lì invece lo vedevi con la sua
apertura più tranquilla, no? Tranquilla, insomma, stiamo usando un eufemismo. Allora, comunque era forte, devo dire, il risultato, ma mai a sfiorare la volgarità, mai ad avere una luce che illuminava tutto in una maniera che diventava. Erano tutti tenuti in questa penombra, tutti studiati, le luci particolari. E poi una cosa, diciamo, significativa, che avevo lavorato ovviamente sull'immagine, sul suono, sullo spazio, sull'olfatto, quindi gli odori, sulla percezione dei rumori che non erano solo legati al suono, ma legati alla materia che tu calpestavi. Quindi cosa avevo fatto? Questo era anche una roba in Portogallo, le abbiamo portate con dei carichi da Roma, per dirti, appena è andato lì. Avevo fatto un tappeto come si chiama? Di alloro, di foglie di alloro, di 1,5 metri, che ti andava dall'ingresso di zoo, dove tu passavi attraverso questa stanza che io chiamavo iperbarica, così scherzando, perché era una specie di stanza principe dove, come le lumachine, visto ovviamente non avevano quella posizione, quella forma lì, c'erano tutti i loro corpi come se erano in fase di gestazione, quindi se, perché ovviamente c'era una logica dentro la progressione dell'installazione, no? Quindi se tutti questi corpi addossati, incapsulati l'uno con l'altro dovunque, tu entravi in questo primo ambiente dove sentivi solo questo respiro e vedevi che questi corpi respiravano, ma era particolare l'impianto visivo, perché eri completamente perso tra questi corpi un po' incastrati, girati singoli e in post-produzione accostati, e in pratica respiravano. Quindi questo era interessante, era questo ambiente, ma il camminamento era tutto su quest'alloro, camminando su delle foglie di alloro iniziali sentivi questo odore. Bellissimo, questo odore un po' sacro, no? Questo odore che ti rimanda a un'idea più così, non so, pura delle situazioni, perché l'alloro ha un odore, non dico non so spiegarvi, comunque proviamo a sentirlo, l'odore dell'alloro è un odore che comunque rimanda a un'atmosfera particolare, no? Poi all'inizio avevi questo camminamento, cioè dico i primi giorni che veniva messo, dopo un po' ho scoperto in realtà che mi piaceva di più quando seccava un po', quindi lo compravamo prima e lo usavamo dopo un po' di giorni, perché questo camminamento scoppiettante dava la misura del tuo spostamento, mi faceva capire l'allontanamento, l'avvicinamento e non c'era musica, c'erano dei suoni che venivano generati da un'altra performer che toccandosi il corpo, questo d'accordo con Pasquale Catalano, che era uno degli autori per quanto riguarda il suono, con me che avevamo studiato un po' tutto, cosa faceva? Quest'altra performer aveva dei piccoli sensori e toccandosi il corpo sentivi la differenza proprio di superficie e veniva tradotta in questi suoni che venivano rielaborati da un computer e riposizionati in tutti gli ambienti. C'era lei che fisicamente prendeva tutto con questo suono, quindi diventava avvolgente lo spazio e faceva questi concerti, si chiama concerto per pelo e respiro, quindi insomma usava delle superfici fisiche precise, no? E il respiro era fatto da questo ragazzo in quella situazione lì. Perché lui era per terra un po' statico in questa situazione, era l'unico uomo dentro tutto l'ambiente femminile, che alla fine invece alla Biennale ho tradotto con questa figura particolare che tentava di stare in equilibrio su un piede e assumeva una posizione molto, molto, cioè potete immaginare che posizione sia questa qui, no? Quindi, come dire, nell'infilata si vedeva questa figura su un corridoio immenso che sembrava un po' sacra, se vogliamo, e poi questi ambienti dovunque. Da questa figura dietro partivano delle spine, che avevo girato proprio dei gambi di rosa con delle spine, le avevo animate, che strisciavano in tutto il muro, in tutto lo spazio, facendo il rumore della spina che gratta, l'avevo registrato, che gratta il muro. Quindi era una roba raccapricciante, questo ambiente finale con lui che tentava di stare in equilibrio, queste spine. Dovunque questo rumore,
E davanti a tutto ciò c'era una luce, come nelle raffigurazioni incredibili di questa cosa di cattedrale, no? Dove c'era questa luce che simulava un po' l'arrivo su un rosone in scena, su di lui fermo da una parte nudo, che stava lì fermo, che aveva qualcosa un po' dolorante, non so spiegarti. Poi i significati di tutto questo zoo li lascio magari in un altro momento, un'altra vita, un altro tempo. Però, insomma, devo dire che ognuno di questi ambienti, poi non li sto a descrivere tutti, che erano molti, aveva queste grandi particolarità. Ovviamente, fatto tempo fa, era un po', particolare, vuoi per linguaggio, vuoi per situazione, vuoi per tutto. Non è rimasta traccia. Questo un po' mi dispiace. Mi dispiace perché? Perché avevo fatto un lavoro enorme di anni, avevo studiato con loro un discorso sulle intenzioni, sulla pulizia della forma, la pulizia del corpo, la luce, il fatto di non mettere in evidenza magari gli attributi fisici esuberanti, di fare un lavoro proprio sul gesto, sulla pulizia del movimento, quindi la volgarità, toglierla, pulirla. Un lavoro durato realmente un tempo incommensurabile. E il fatto che non sia rimasta una vera traccia, perché l'ambiente dove io lo presentavo non era propriamente quello teatrale, ma non era propriamente quello artistico, non era propriamente quello, cioè la critica non era così attenta come magari può esserlo oggi, no? Quindi avevo un grande successo di pubblico, non so se attratti dalla qualità di concetto, magari dalla presentazione delle forme, questo non saprei, io mi auguro la prima ipotesi, perché comunque, insomma, voglio dire, c'era un lavoro pesante, però questo alla fine mi intristisce un po' come autore, perché mi piacerebbe che, non per detenere una situazione, come dire, che questa cosa è stata un po' anticipatrice di cose, ma semplicemente perché sai, non dico che c'è bisogno di essere gratificati, perché queste cose si fanno anche a prescindere, voglio dire, se uno le fa è un po' autogratificante, no? Il fatto di fare una cosa che ti piace, di metterla a scena, di vedere che il risultato coincide con la tua idea e che alla fine il gran tuo sforzo collima, già questo ti fa sentire a posto, come è stato nel caso di Zo. Però un minimo, un'attenzione a qualcosa che ti ripaga di alcuni sforzi, di alcune cose, perché tra l'altro non dovrei dirlo, ma non mi vergogno a dirlo. Io ho reinvestito di mio, oltre alle produzioni che avevo, perché all'epoca questi mezzi erano molto difficili da mettere su e anche, diciamo, impegnativi dal punto di vista economico da poter trovare. Quindi ho dovuto fare un lavoro enorme di mettere su attraverso amicizie, conoscenze, service che me li davano, che prestavano, ma ho reinvestito sempre tutti i miei compensi personali presi da altre situazioni e da questo stesso, perché veniva venduto all'interno di questa situazione per vederla fatta come io volevo vederla. Quindi, come dire, non è che era il mio hobby dove tu vai a investire su delle cose che ti piacciono, però comunque coincideva uno dei massimi miei, in quel momento, la mia predisposizione con il risultato. Io farei una pausa se siamo d'accordo. Guarda, una roba, scusatemi un attimo, ne approfitto per chiamare anche. Io non sono più collegato, no? Posso sproloquiare.